Buongiorno, sono Marco Donatelli, professore di matematica dell'Università degli Insuti e vi parlerò del corso di laurea magistrale in matematica del nostro Ateneo. La laurea magistrale in matematica degli Insubria permette di formare dei professionisti della matematica che hanno delle solide basi teoriche e allo stesso tempo un'ottima conoscenza degli strumenti più avanzati di matematica utili in molte applicazioni recenti. Questo permette tra gli sbocchi occupazionali appunto di poter andare a integrarsi in ambiti aziendali di alto livello tecnologico e i nostri studenti possono già durante il magistrale entrare a contatto con le aziende con stage tese esterne oppure andarsi a indirizzare verso quello che è il dottorato di ricerca in Italia o all'estero, che poi dà accesso alla carriera accademica o in centri di ricerca, o quello che è il classico percorso di insegnamento, dove per accedere al concorso per l'insegnamento è necessario aver conseguito 24 crediti formativi aggiuntivi che si possono aggiungere al curriculum classico appunto della laurea magistrale con eventualmente, se necessario, un semestre aggiuntivo che l'Insubria offre gratuitamente ai suoi studenti. Il nostro corso di laurea ha un'elevata vocazione all'internazionalizzazione e quindi per chi fosse interessato c'è la possibilità anche di eventuali lauree in doppio titolo, una con l'Università di Linnaeus in Svezia, per chi è interessato a un profilo più matematico-finanziario o eventualmente legato all'ambito della crittografia, e un'altra con l'Università della Svizzera Italiana a Lugano per chi è interessato più a un profilo legato all'analisi dei dati e al calcolo su supercalcolatori. I requisiti di accesso al nostro corso di laurea sono, indipendentemente dalla laurea triennale di provenienza, aver conseguito almeno 48 crediti formativi in ambito matematico, 9 crediti formativi in corsi di fisica, 6 crediti formativi in corsi di informatica. Per accedere al corso di laurea è necessario comunque un colloquio di valutazione fatto da noi docenti, nel quale si va a verificare le competenze base dei corsi fondamentali di una laurea triennale in matematica e nel caso in cui vengano riscontrate eventuali lacune, queste possono essere tranquillamente colmate dallo studente, eventualmente integrando con singoli corsi da seguire singolarmente. Inoltre viene verificata la conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2. Per quanto riguarda il piano di studi, il nostro corso di laurea prevede 10 esami, ognuno da 8 crediti formativi. In base a quello che dicevamo prima, ovviamente è confezionato in modo tale da dare delle solide basi teoriche e allo stesso tempo far apprezzare degli strumenti matematici avanzati utili nelle applicazioni. Quindi è strutturato in 3 tabelle, dove 3 corsi vanno scelti da quella che è la tabella A che contiene tutta una serie appunto cospicua di corsi di algebra, geometria, analisi funzionale, logica matematica, 3 corsi da quella che è la tabella B che contiene corsi di fisica matematica e analisi numerica e 2 corsi da quella che è la tabella C che contiene gli affini integrativi che sono corsi di ambito informatico, fisico, statistico, più 2 corsi a scelta libera dello studente tra tutti i corsi precedenti, piuttosto che eventualmente anche da altri corsi di laurea che siano comunque appunto di interesse per quello che è il curriculum che viene delineato. Questo permette appunto di avere comunque un'elevata flessibilità nel definire il proprio curriculum e ogni studente viene supportato nel andare a scegliere quelli che poi sono i corsi che più si adattano ai suoi interessi e alle sue passioni. Gli altri corsi, gli altri crediti formativi sono 5 crediti formativi in altre conoscenze, abilità linguistiche, informatiche o eventuali tirocini e 35 crediti per quella che è la tesi finale. Le caratteristiche principali del nostro corso di laurea sono che, essendo un ateneo di piccole dimensioni e giovane, abbiamo un gruppo di docenti giovani e molto affiatati che hanno conseguito eccellenti risultati nella ricerca, giusto per citarne uno, ad esempio, ci siamo classificati al primo posto nella matematica applicata tra piccoli atenei nell'ultima rilevazione dell'ANVUR del 2016. Questo permette di avere quindi un ambiente piacevole, appunto dove
gli studenti si trovano a contatto quotidiano sia con i docenti, assistenti, dottorandi con cui condividono gli spazi e anche tra di loro formano appunto dei gruppi di studio in cui anche la convivenza quotidiana è appunto molto piacevole. E all'avere appunto la vicinanza anche di un dottorato di ricerca sempre presso il nostro dipartimento in ambito matematico dà la possibilità sia di poter interagire con i dottorandi che di usufruire di eventuali attività formative di eccellenza e gli elevati contatti di ottimo livello con aziende del territorio piuttosto che dell'Interland milanese o dei centri di ricerca e attività prestigiose anche all'estero permette di entrare in contatto con quelli che sono poi gli interessi di ognuno fin dagli studi magistrali. Infatti il piano didattico, come dicevamo, è confezionato in modo tale da formare sia delle ottime basi che dare degli strumenti avanzati, utili in diversi ambiti applicativi, però ha anche un'elevata flessibilità in quanto vi sono numerosi corsi grazie alla rotazione biennale dei programmi e appunto dei vari corsi. E allo stesso modo, visto che un corso è seguito mediamente dai 3 ai 10 studenti, c'è la possibilità di adattare anche quello che è il programma del corso nel singolo anno a quelle che sono sia le competenze che gli interessi degli studenti che lo stanno seguendo e quindi di confezionare di volta in volta anche un profilo e un curriculum adatto, dicevamo, al singolo studente che quindi viene proprio motivato personalmente a seguire quelle che sono le proprie inclinazioni e anche a sviluppare delle capacità e delle competenze che poi possono portarlo a quello che è appunto il proprio interesse, eventualmente a lavorare in azienda fin da subito piuttosto che andare presso quelli che sono appunto i dottorati di ricerca all'estero o in Italia, dove i nostri studenti spesso hanno ottenuto piazzamenti molto lusinghieri e valutazioni anche in atenei prestigiosi appunto di elevato profilo. Dicevamo che il nostro corso di laurea magistrale è particolarmente vocato all'internazionalizzazione, quindi oltre ai classici canali diciamo di internazionalizzazione in uscita, le lauree in doppio titolo di cui parleremo meglio tra un momento, piuttosto che l'Erasmus o le tesi presso atenei stranieri, anche per chi scegliesse comunque di rimanere in Italia con appunto soltanto il titolo di laurea magistrale in Italia, c'è comunque la possibilità di entrare a contatto sia con professori visitatori, ricercatori di ottimo profilo a livello internazionale. Anche qui, per fare un esempio, il professor Laforgue, che ha una medaglia Fields, ha trascorso da noi 2 semestri nel 2017 e nel 2019, dove in entrambi i casi ha tenuto un corso di circa 30 ore per studenti della laurea magistrale. E allo stesso tempo anche appunto, avere giovani visitatori da studenti di master o di dottorato di atenei stranieri che vengono poi ben integrati con quelli che sono appunto i gruppi dei nostri studenti e dottorandi presso il nostro dipartimento. Per quanto riguarda le possibilità di laurea a doppio titolo, per chi fosse interessato, è possibile appunto eventualmente conseguire una laurea in doppio titolo con la Linnaeus University in Svezia. In tal caso si consegue una laurea magistrale in matematica dall'Insubria e un master in Mathematics and Modeling alla Linnaeus University. In tal caso uno studente deve trascorrere almeno un semestre a Baxio e conseguire dai 30 ai 60 crediti formativi presso appunto la Linnaeus University. Per questo periodo può usufruire di un contributo finanziario tra fondi Erasmus e supporto dell'Insubria, che è di circa 700 euro al mese, e per la tesi poi potrà appunto prepararla o con un docente dell'Insubria o della Linnaeus o in cotutela. Le due specializzazioni che si possono scegliere alternativamente alla Linnaeus University sono o in calcolo stocastico e applicazioni all'economia, alla teoria del rischio, di tutto quello che poi è di interesse per il settore assicurativo e bancario, oppure in crittografia e teoria di codici, che è appunto di interesse per tutta quella che è la sicurezza dei dati, ad esempio su internet. La seconda possibilità della laurea in doppio titolo è
con l'Università della Svizzera Italiana a Lugano. In tal caso si consegue una laurea magistrale in matematica all'Insubria e un master in computational science all'USI. Vista la vicinanza geografica, non è necessario trasferirsi per un semestre in Svizzera, ma è possibile seguire i corsi volendo anche da pendolari, ovvero gli orari dei corsi saranno organizzati in modo tale da poter seguire in alcune giornate, ad esempio, i corsi in Svizzera e in altre giornate i corsi a Como. Non c'è nessuna tassa di iscrizione presso l'Università della Svizzera Italiana e i corsi di interesse in tal caso sono principalmente verso quello che è il machine learning, l'intelligenza artificiale e tutto ciò che sta intorno appunto alla scienza dell'analisi dei dati e quindi poi il super calcolo su calcolatori ad alte prestazioni e l'analisi appunto di grandi moli di dati. Con questo ho concluso, vi auguro di scegliere una laurea magistrale che sia il più adatta possibile a quelli che sono i vostri interessi e la vostra appunto passione per quello che vi piacerà diventare in futuro e magari possibilmente di vedervi presso il nostro Ateneo all'Università dell'Insubria.